Oh, wow, creepy. A kako živite zdaj v Slutske? Normalno. Il problema è che stanno facendo dei rimonti, come potete vedere, stanno facendo dei lavori. Ladies and gentlemen, è arrivata l'ora di continuare il nostro viaggio per le province della Bielorussia e la città che vogliamo andare a visitare oggi è una città che ha acquisito fama mondiale durante la pandemia del 2020. Questo perché quando tutte le federazioni calcio del mondo praticamente sospesero i loro campionati a causa del virus, ci fu una federazione, una sola federazione in tutta Europa, che decise di non fermarsi a causa del lockdown e di continuare ad avere le regolari giornate di campionato ogni domenica. E questa federazione era ovviamente la federazione bielorussa, tanto che migliaia di appassionati di calcio da tutto il mondo cominciarono ad appassionarsi alle squadre di calcio del campionato bielorusso e migliaia di fans e di tifosi dall'Australia, dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra si collegavano quasi ogni fine settimana per seguire le partite del Bate Borisov, della Dinamo Minsk e del Neman Grodna. Ma ci fu una squadra di calcio in particolare che riuscì ad acquisire il maggior numero di tifosi, specialmente nei paesi anglofoni, e sto parlando della squadra con sede nella cittadina di Slutsk, che si trova nel centro della Bielorussia ed è proprio la città che vogliamo andare a visitare oggi, giusto per vedere se riusciamo ancora a trovare qualche segno della città e della squadra di calcio che mandò il mondo intero in euforia giusto 2 o 3 anni fa. La prima cosa da fare era ovviamente prendere un biglietto per la prima marshrutka della giornata. Wow, che emozione! A sleduce? 10:50. А, наверное, беру 10:50. Хорошо, спасибо вам большое. А какая там платформа? Mentre ero alla stazione, una ragazza si è pure offerta di aiutarmi. Immagino che non sapesse che io avevo esperienza nelle autovokzale di tutto il mondo, da Brest fino a Vladivostok. Dove vam надо? На билет помощь. А сколько стоит? 28. 20? Нет, это слишком много. У меня мало наличные. Спасибо. Не за что. Просто мне наличные надо быть достаточно до конца путешествия, поэтому я вам не могу. Хорошо, вам спасибо. Хорошего пути! Wow, siamo finiti nel paradiso delle marshrutke qui alla stazione di bus di Minsk. Sono appena entrato dove c'è il ticket office, dove ci sono le casse, per chiedere come posso arrivare alla mia prima destinazione per quest'oggi, che non è Slutsk, in quanto ho deciso che farò tappa a circa metà strada nella città di Soligorsk, una città mineraria che fu costruita nel 1950 a partire da zero, quindi dovrebbe anche essere interessante. Vediamo un po'. C'era giusto adesso una donna che mi stava aiutando a navigare il mio percorso verso Soligorsk, mi ha aiutato a chiedere quando è il prossimo e dopo mi ha anche chiesto se avevo un po' di soldi per comprare a lei il biglietto per la sua destinazione da qui. Mi ha chiesto tipo 30 rubli, io gli ho dati 10. Почему не посадили? Как работает? Мне надо в Солигорск купить билеты. А, так надо же было подходить, я уже просто отправляюсь. Я не знаю, простите. Присаживайтесь. Здесь стоять нельзя. Окей, okay. Да. Лишнее понятно. Не стоит, поэтому как можно раньше сразу и въехали. Да, спасибо. Beh, ho quasi rischiato di perdere la mia marshrutka per Soligorsk. Ho dovuto fermare l'autista in mezzo al parcheggio della stazione di bus mentre stava già partendo. Ma la cosa divertente è che per adesso ho la marshrutka tutta per me, sono completamente da solo. Anche se l'autista, molto gentile, mi ha appena detto che non sarà così per tutto il viaggio. Poco dopo aver lasciato la stazione dei bus, la marshrutka ha fatto la prima tappa ad una fermata nella periferia di Minsk, dove abbiamo tirato su il grosso dei passeggeri, composto per la maggior parte da babushke. Yuhu! E per le 2 ore successive abbiamo così proseguito e ci siamo addentrati nel cuore della Bielorussia, con direzione Slutsk, ma con prima fermata Soligorsk.
Спасибо вам большое. До свидания. Mi ci sono volute 2 ore per arrivare a Saligorsk da Minsk e il viaggio in marsutka è passato indenne senza alcun accadimento degno di nota. Anzi, con l'unico avvenimento degno di nota è uscito il sole. È uscito il sole che adesso splende sulla piazza principale di Saligorsk. Abbiamo qui il Lenin del posto, abbiamo questo busto di Lenin. Sulla piazza principale di Saligorsk. Saligorsk, il nome della città, significa letteralmente montagna di sale. Questo perché Saligorsk è uno degli insediamenti più recenti di tutto il paese. Fu fondato solo nel 1958 per dare un luogo dove vivere a tutti i lavoratori che avrebbero dovuto lavorare nelle saline attorno a Saligorsk. Quindi questa cittadina deve la sua esistenza al sale e la sua economia, tutt'oggi, è ancora molto basata sull'economia delle saline. Saline che tra l'altro ho visto in lontananza dalla marsutka mentre venivamo qui. Quindi direi che prima di proseguire per la nostra destinazione finale, Slutsk, abbiamo 2 obiettivi qui a Saligorsk. Il primo è pranzare, perché sto morendo di fame come al solito, e il secondo potrebbe essere quello di andare a vedere se possiamo riuscire a visitare un po' di queste saline. Non so come, non saprei da che parte iniziare, però facciamo una passeggiata e vediamo quello che troviamo. Dove prospaciasi? Mi passai su te lì, знаете, где есть столовая в вашем городе? Столовая, кафе. Там любая. Ну, любая, ну, хорошая, ну, дешевле. Там надо было перейти, вон там, там есть столовая. Окей, на другой стороне проспекта. Окей, замечательно. Спасибо вам большое. До свидания. Il trucco quando si viaggia per zone di questo tipo è sempre di chiedere raccomandazioni sul dove mangiare alle babushke, perché tutte le babushke in posti del genere sanno sempre quali sono le stalovaie migliori. Oh wow, sembra veramente che siamo entrati nel posto giusto. А можно вот это один с пюре, пожалуйста? И блинчики с чем? С творогом. А можно 2 из этих тоже, пожалуйста? Со сметаной вам? А да, пожалуйста. Allora, cos'era che vi dicevo? Le babushke non mentono mai. Questa è una tipica stalovaia sovietica che probabilmente non è cambiata più di tanto dai tempi della caduta dell'Unione Sovietica, qui nella Bielorussia più centrale e più rurale che ci sia. E il motivo per cui dico che le babushke non mi hanno mentito è che questa stalovia è super economica e, almeno in quanto all'apparenza, il cibo sembra pure buono. Ma il motivo vi spiego per cui dico che è economica è che tutto questo mi è costato 2 blinciki con smetana, 2 pancake con smetana, un pezzo di pollo, un po' di purè e l'acqua. Tutto questo mi è costato 11 rubli e mezzo, meno di 4 euro. Però, come detto, il cibo sembra buono. Adesso devo assaggiarlo per vedere se è veramente così. Raga, se mai vi doveste trovare a Saligorsk, vi raccomando assolutamente di fermarvi a mangiare in questo posto qui, Spatkanie. Questo è il nome del posto dove vi dovete assolutamente fermare se mai doveste passare per Saligorsk. E un'altra cosa che dovete fare quando passate per di qui è provare ad andare a visitare le saline, le miniere di sale, come le chiamano qui in russo. Il problema è che non so da che parte cominciare, forse devo chiedere a qualcuno, devo fermare un po' di macchine a caso e chiedere se in cambio di un po' di soldi mi possono portare in cima a queste saline. Giusto perché questa cittadina venne fondata da zero fra gli anni 50 e 60, l'architettura che si vede tutto attorno a Saligorsk è quella tipica sovietica di quel periodo, no? Quindi abbiamo sia Khrushchevke a 5 piani, come quella che potete vedere dall'altro lato della strada. Abbiamo invece edifici anche più alti, quindi abbiamo dei panelchi, abbiamo un panelco a 10 piani da quella parte, abbiamo anche un altro edificio fatto da pannelli da questa parte, mentre c'è un bel murales sul lato di questo edificio, tra l'altro proprio qui di fianco a questo negozio di scarpe dove c'è scritto Barbara. Qui c'è una bella raffigurazione socialista con 4 persone che immagino essere dei lavoratori delle saline, delle miniere di sale attorno a Saligorsk, con qualche macchinario industriale che si erige ad arrivare a toccare fino al soffitto di questo edificio qui. Wow!
Monumentale, vero? Здрасте. Allora, ho chiesto ad un paio di persone in giro, ma a quanto pare mi hanno detto che in realtà la zona delle saline attorno a questa città non è accessibile ai turisti. E quindi mi hanno detto di non provarci nemmeno. Peccato, perché speravo di passare un po' più di tempo qui a Saligorsk. Invece sembra proprio che di attrazioni turistiche ce ne siano ben poche. Sembra quasi che l'attrazione turistica principale di Saligorsk sia questo cartellone pubblicitario con questo vigile del fuoco che dice: noi non possiamo cucinare i piroshki al posto della vostra babushka, quindi fate attenzione e controllate regolarmente il funzionamento del vostro forno. Wow, divertente! Quello che non è divertente è che secondo me mi conviene andare direttamente a Slutsk, perché non so cosa fare qui a Saligorsk. Il resto del mio tempo a Saligorsk l'ho così passato attraversando le stradine della periferia della città. Ammiravo così l'architettura di classico carattere socialista che, devo dire, generava in me un'emozione molto particolare. Se mostrassi queste immagini a qualcuno, senza dir loro che queste immagini erano state filmate in Bielorussia, questo qualcuno avrebbe potuto benissimo tirare a indovinare e pensare che questi video provenivano dall'Ucraina, dalla Russia, dal Kirghizistan o da qualsiasi altro paese dell'ex Unione Sovietica. Città fatte con lo stampo, veramente. Ah, e poi c'era anche un Flixbus tarocco. Devo dire, nonostante questa città pecchi un po' di destinazioni turistiche classiche, comunque l'architettura con la quale questa città, secondo la quale questa città è stata progettata, è fantastica. O meglio, non so se sia fantastica per voi, ma lo è decisamente per me. E quello che ho fatto adesso, negli ultimi 20 minuti, è una piccola passeggiata verso la stazione di Saligorsk. E il motivo per cui sono venuto fin qua non è tanto per prendere un treno o un bus verso la città leggendaria di Slutsk, ma quello che vorrei fare è vedere se riesco a prendere un taxi. Ci dovrebbero essere circa una quarantina di chilometri fra qui e Slutsk, quindi non mi dispiacerebbe prendermela comoda e prendere un taxi. Il problema è che stanno facendo dei rimonti, come potete vedere, stanno facendo dei lavori. A questo punto ho cominciato ad avere un brutto presentimento, perché le ore a Saligorsk stavano passando e di taxi non ce n'era neanche l'ombra. Per cui ho provato a chiedere ad un gentiluomo che era sdraiato su una panchina. Stai dove stai? Taxi? Taxi, знаете? Dove stai? Ви ждете taxi? Да, но я жду такси, ну, не знаю. Не-не, такси. Ну, вокзал это, ну, погуляю, наверное. Все закрыто. Окей. Non ho idea di cosa stesse dicendo quel tizio, e secondo me nemmeno lui aveva idea di cosa stessi dicendo. Houston, abbiamo un problema. Non c'è un cavolo di taxi che sia uno che sono riuscito a trovare negli ultimi 30 minuti passeggiando nei dintorni della stazione. Il tramonto non è poi così lontano. E ovviamente non è che posso fare chissà quali escursioni, quali esplorazioni per Slutsk una volta che il sole sarà tramontato. Ho paura di dover prendere l'elettrichka, il treno, il che è un po' un problema, perché sinceramente speravo di andare in taxi giusto per mostrarvi dalla strada le saline, le montagne di sale attorno a Saligorsk, però sinceramente non vedo alternativa. Forse devo provare ad andare lì dentro e vedere se mi vendono un biglietto per Saligorsk. No, aspetta, sono già a Saligorsk. Dov'è che devo andare? Slutsk! Oh sì, quasi dimenticavo. Ho quasi dimenticato il nome della città, che è l'unico motivo per cui mi trovo da ste parti. Добрый вечер. А подскажите, пожалуйста, есть поезда до Слуцка? И куда? Ok, спасибо. Oh mio Dio, sono pure entrato nella porta sbagliata. Che fatica sto video, ragazzi. Sto video si sta rivelando pian piano sempre di più un disastro totale. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbe stato così difficile trovare Slutsk in Bielorussia? Adesso penso che dobbiamo entrare per di qua per cercare e sperare che questa sia la porta giusta per entrare a prendere un biglietto del treno. Di questo treno, spero. Quel treno va a Mogilev e penso
e penso passi per Slutsk, vediamo. Oh wow, creepy. Добрый вечер. А есть поезда до Слуцка? 17:21. А можно билет? Можно. Спасибо. Все. Спасибо вам большое. До свидания. И ancora una volta ci hanno dato un biglietto del treno super sexy. E un'altra cosa che è super sexy è il mio treno per Slutsk. Wow. Che tra l'altro è il treno più corto sul quale sia mai salito, probabilmente. Un singolo vagone. L'unica cosa che non capisco è perché sia così rumoroso. Secondo me non riuscite nemmeno a sentirmi. La Bielorussia è un paese alquanto pianeggiante, fate conto che il punto più alto dell'intero paese, che è anche piuttosto grande in quanto superficie, è tipo qualcosa tipo fra i 300 e i 400 metri nell'oblast di Mogilev, ed è questo il motivo per cui fa veramente strano vedere questa specie di colline lì in lontananza. Spero di riuscire a prenderle con la videocamera. E lì si trovano appunto le saline, le miniere di sale, come le chiamano qui in Bielorussia, e sono proprio le saline dove il sale viene lavorato. Infatti vedete anche, riuscite anche a vedere il combinat in russo, ovvero tutte le fabbriche di lavorazione del sale che danno il nome alla città di Saligorsk. Quindi vabbè, alla fine abbiamo fatto un buco nell'acqua totale a Saligorsk, nel senso che non abbiamo trovato niente di interessante da fare e soprattutto non siamo riusciti a trovare un taxi. Però almeno adesso qui che siamo arrivati alla prima stazione, Budaunik, riusciamo a vedere in qualche modo i punti in cui il sale viene lavorato. La mia missione principale è ancora a rischio, perché sono tipo le 6 del pomeriggio, anzi arriveremo a Slutsk alle 6 del pomeriggio. Non ho idea se ci sia un hotel o meno a Slutsk, quindi appena arriviamo devo vedere se c'è un hotel, e se non c'è devo scoprire quando è l'ultima marshrutka per Minsk, altrimenti rischio di rimanere naufrago in un posto in mezzo al nulla in Bielorussia solo perché volevo andare a vedere lo stadio cittadino di una squadra che gioca in una città dal nome strano. Ladies and gentlemen, la bandiera bielorussa, e lì sopra c'è il nome della città, Slutsk. Benvenuti a Slutsk. Proviamo a chiedere a qualcuno se lo stadio cittadino dista tanto dalla stazione dei treni. Proviamo a chiedere a qualcuno se c'è un hotel in questa cittadina. Wow, che desolazione. Non sono sicuro che sia un hotel. Non è che sia neanche troppo piccola, tipo 40.000 abitanti sta cittadina qua, però wow, che paesaggio. E se non c'è un hotel, forse dobbiamo andare alla stazione dei bus, che penso essere questa, per chiedere quando è l'ultimo bus per Minsk. Spero di riuscire in ogni caso a fare in tempo a visitare lo stadio cittadino. E a questo punto sono entrato nella stazione dei bus di Slutsk e ho chiesto due cose. Primo, se c'era un hotel a Slutsk, e secondo, giusto per sicurezza, ho chiesto quando era l'ultima marshrutka per Minsk. Dobry вечер. А знаете, есть гостиница в вашем городе? Знаете? Есть? А если что, последний автобус до Минска в который час? Quindi avevo così la conferma che un hotel a Slutsk c'era. Però dopo aver ricevuto la lieta notizia dalla cassiera della stazione dei bus, mi sono anche messo a cercare questo hotel su Google. Si chiamava Hotel Slutsk. È un po' come andare a Sandona di Piave e alloggiare in un hotel che si chiama Hotel Sandona di Piave. Insomma, le recensioni che ho letto su Google non erano per niente incoraggianti. Praticamente avrei potuto prendere una camera singola anche a poco prezzo, solo che non sarei stato da solo in camera.
per via degli scarafaggi. Non sarebbe stata la prima volta per me che avrei alloggiato in un posto, in un hotel con degli scarafaggi nell'ex Unione Sovietica, e sicuramente non sarebbe nemmeno stata l'ultima occasione, però per questa volta ho preferito evitare. Ok, ho deciso, vado a Minsk, ho deciso, non voglio passare la notte qui, vado a Minsk, devo trovare un taxi per andare a vedere lo stadio e tornare prima che parta l'ultima marshrutka per Minsk. Allora vediamo un po'. Anche qui a Slutsk di taxi davanti alla stazione dei treni e dei bus non ce n'erano. Tuttora non capisco come sia possibile che sia così difficile trovare un taxi in questa parte della Bielorussia. Quindi ho fatto quello che tutti avrebbero fatto in una situazione del genere. C'era un tizio a caso parcheggiato lì davanti e gli ho chiesto se poteva portarmi allo stadio in cambio di qualche rublo. Mi capite bit taxista? Non so, da куда вам нужно? А, в О, знаете, что у вас есть футбольная команда известна во всём мире, да? Слуцк. Да, можно посмотреть стадион и обратно. На стадион съездить и обратно на вокзал? Да, я всё равно хочу в Минск вечером. Ну давайте. Хорошо, с той стороны садитесь. Хорошо, хорошо. А вы вперёд садитесь. Девушка на автобус, она уходит. А, окей, окей, окей. А сколько хочешь? 20 рублей. Садитесь, разберемся. Хорошо. Я не хотел мешать ваше романтичное свидание, но спасибо. О, дядя, о, простите. А вы откуда сами? Я из Италии. А вот это надо здесь, в Беларуси, да? Ну, как бы надо было, но она у меня не работает, так что... А, окей. Не надо. Хорошо, а стадион далеко? Ну это считай у нас центр города, стадион. А как вас зовут? Михаил, Миша просто. Миша, меня зовут Давиде, очень приятно. Allora, raga, la situazione è la seguente. Morale della favola, l'ultimo bus per Minsk è fra tipo 50 minuti, quindi ho veramente pochissimo tempo ed è questo il motivo per cui ho chiesto ad un tizio a caso che era seduto, che era parcheggiato sul piazzale della stazione, se poteva portarmi allo stadio della città, giusto per fare qualche foto, per dire che sono stato a vedere lo stadio della squadra di calcio della città e dopo mi riporta indietro verso la stazione. Però avete visto che facile che è stato trovare un gypsy cab così a caso, wow. Avete visto che gentili che sono gli abitanti di Slutsk, gli slutskiani. A stadion Balshoi? Ну, нормальный, да. Для нас это хороший стадион. Для вас болеют люди из... Ну, вы знали, да, что известным за рубежом Слуцк? Ну, не знали? Не очень. Вам не проблема ждать пару минут? Я подожду. Хорошо, спасибо. Che emozione! Non sono mai stato a San Siro, ma ora posso dire di essere stato allo stadio del, non so se vedete lì in lontananza, SFK Slutsk. Wow, è quello è lo scudetto, è il logo della squadra cittadina, guardate qui. Oh, si può pure entrare perché è aperto. Ci stiamo intrufolando nello stadio cittadino della squadra locale. Sembra che i colori della società siano bianco e blu, come il Pescara. Ci sono tribune da questa parte e tribune dall'altra. Non sembra sinceramente che la capacità sia chissà cosa. Vediamo un po'. 3, 6, 9, 9 per 7, 54. Vabbè, fate tutte le moltiplicazioni che dovete. Che emozione. L'unico problema è che c'è scritto Vehadna Futbolna Polizaprishon. Quindi... Purtroppo non potremo calcare il campo che viene regolarmente calcato dalle grandi star della squadra locale di Slutsk. Sono così contento perché sembra che in extremis siamo effettivamente riusciti a salvare questo video. Comunque basta, ho deciso che torno a Minsk. Basta così, ho visitato lo stadio locale di Slutsk e mi basta e avanza. Wow, c'è pure la tribuna VIP dove siede il Galliani locale di Slutsk. E qui invece siedono i plebei, siedono gli slutskiani normali. Ho detto al tizio che ci ho rimesso non più di 2 minuti. Vabbè, sicuramente gli darò qualche soldo giusto per ricambiare il favore, perché veramente se non fosse stato per lui non ce l'avrei mai fatta ad arrivare dalla stazione fino allo stadio così in fretta. Sto giusto facendo il giro perché voglio leggere il nome del parco, che mi sembra essere Parco
della cultura. È qui che si trova lo stadio cittadino. Park Culture i Odka. Parco della cultura e del relax. A kako žite zdes v Slutske? Нормально. Хорошо, Миша, спасибо тебе большое. Так, можно у вас взять Инстаграм? Да. Интересно. Да, обязательно. До свидания. Questo era probabilmente il video più random che abbia mai fatto in vita mia, però forse non è venuto fuori troppo male, dai, solo che penso che sarà magari più corto rispetto al solito, perché alla fine a Saligorsk non abbiamo trovato nulla da fare, mentre qui a Slutsk è stato anche divertente, dai, perché alla fine abbiamo trovato Misha, il tizio simpaticissimo che ci ha portato fino allo stadio. Adesso sono qui alla Autovokzal, è scritto pure in bielorusso, pensate. Sono qui alla Autovokzal di Slutsk, alla stazione di bus di Slutsk, e aspetto la mia marshutka per tornare nella civiltà, verso Minsk. Raga, ci vediamo alla prossima. Ciao!